Footbox. La nostra idea è quella di trasformare la casa in un luogo di cura, nel senso che la casa rimane casa e noi, queste sono case che noi costruiamo, speriamo anche molto bene, e che verranno concesse in affitto a canone calmierato. Ma nel borgo che stiamo realizzando stiamo predisponendo gli spazi e stiamo costruendo le condizioni perché ci sia una forte offerta sanitaria che si rivolge sia all'interno del borgo, cioè alle 400 persone che stimiamo andranno a vivere in questo borgo, ma anche al quartiere e alla città. Stiamo pensando ai medici di base, alla polispecialistica, alla riabilitazione anche di alto livello con robotica, a quello che viene chiamato health fitness, che significa semplicemente attività fisica sotto controllo medico. Quindi un ventaglio ampio di offerte sanitarie che hanno una parte che è riservata a quelli che vivono nel borgo e che si coniuga con l'automazione degli edifici. Noi stiamo facendo tutta una serie di predisposizioni per poter con la fibra ottica fare arrivare l'assistenza anche dentro le case, cioè semplicemente col tablet o col televisore l'abitante parla col paziente. Noi stiamo predisponendo i locali perché questi medici possono venire, stiamo pensando a una medicina di gruppo di 8 medici, stiamo lavorando perché ciò accada, che vengano con un H12 almeno in prospettiva, se possibile con un H24, a svolgere medicina di gruppo per Colle Parco e le aree limitrofe dentro il nostro borgo, in modo che ci sia anche la possibilità di sposare questa operazione con le persone che vivono in questo borgo. La Fabbrica del Benessere è un progetto che si situa in un'area posta ai margini dell'edificato di Colle Parco, nella zona ovest della città, ed è caratterizzata dalla presenza del campus universitario di Poste Sant'Agostino ed è una zona che abbiamo analizzato approfonditamente e abbiamo rilevato la mancanza di servizi essenziali al funzionamento sia del sistema residenziale di Colle Parco e sia per i fruitori e gli utenti della sede universitaria. E come tale il progetto si è sviluppato proprio garantendo un livello di accessibilità, di versatilità e di modularità per rispondere sia al fabbisogno di alloggi a canone calmierato e sia per i servizi minimi necessari per il quartiere. Inoltre, con un termine diciamo innovativo, il progetto abbiamo chiamato Housing Care, ovvero è un mix di housing sociale, quindi con alloggi e canone calmierato per particolari fasce deboli, con la fornitura di servizi di assistenza, quindi medici di base, ambulatori specialistici, centro di riabilitazione con piscina e spa, spazi commerciali, spazi di ristorazione con alimenti sani a chilometri zero, proprio per garantire un livello di fruizione completo. Io rappresento la società Digitecno, che diciamo, è stata di supporto al gruppo dei progettisti nell'intervento di questa progettazione, andando a virtualizzare sostanzialmente quello che sono le diverse componenti progettuali, quindi architettoniche, strutturali ed impiantistiche. Abbiamo adottato una tecnologia molto innovativa che è la tecnologia BIM, che è il Building Information Modeling, ed è un acronimo che oggi è in largo uso nel mondo, soprattutto per grandi progettazioni di opere pubbliche. Noi l'adottiamo da oltre 15 anni e l'abbiamo calata anche in realtà diciamo, più di tipo edilizio. In questo caso specifico ci è risultata molto utile in quanto permette sostanzialmente una valutazione preliminare di tutte quelle che sono le eventuali criticità in fase di cantierizzazione di un'opera, di un intervento, quindi la possibilità di andare a studiare la mitigazione, quindi la piantumazione di alberi, andando a studiare al meglio i percorsi, l'accessibilità per disabili, tutte quelle criticità che solitamente si ha difficoltà ad affrontare una progettazione tradizionale con la metodologia CAD.
si sta ragionando proprio in questo periodo a livello nazionale sulla politica dell'abitare sostenibile. L'abitare sostenibile che è stato visto sempre nell'accezione giusta della difficoltà reddituale, quindi del canone sostenibile, a questo l'housing sociale aggiunge particolarità. L'housing care non lo sostituisce ma lo affianca, infatti è il tavolo di discussione principalmente con le altre associazioni e le altre fondazioni, per arrivare comunque ad una particolarità, cioè un housing dove al di là del fenomeno reddituale ci si avvicina all'abitante e quindi al residente con una vocazione di tipo sociosanitario. E quindi l'inclusione diventa in questo caso del disagio e non più soltanto del disagio reddituale, e in questo modo diciamo che la famiglia, il singolo, non è abbandonata o lasciata nell'isolamento, ma viene comunque ad essere immessa all'interno di un circuito di domiciliarità e di servizi alla persona, avendone cura principalmente quindi delle fragilità. Questo è un esperimento nazionale, la Fabbrica del Benessere è stata proprio definita così perché sarà il modello territoriale nostro a dare la modellizzazione poi ad altri programmi in ambito nazionale. Interessante, ripeto, è dato dal fatto che il nostro modello è più sensibile rispetto ad altri, quindi abbiamo toccato delle corde vocali, e non fosse altro che oltre il disagio comune dell'età evolutiva, degli anziani, delle fragilità, abbiamo anche quello del sisma, che comunque in qualche modo va affrontato e più patito. La localizzazione di Colle Parco è data principalmente da un fenomeno di urbanizzazione delle periferie e quindi del bisogno di dare a queste periferie dei servizi integrati, in modo tale che non nascano delle difficoltà ulteriori nel passare del tempo. Evidentemente la Fabbrica del Benessere è un catalizzatore invece in termini positivi delle qualità e delle qualifiche del territorio urbano, e quindi in questo caso riuscirebbe a reagire tra la cittadinanza, e quindi parliamo di 6.000 cittadini di Colle Parco, oltre ai 5.000 studenti, no? E quindi prendere un comprensorio leggermente più grande, dove comunque le problematiche sociali sicuramente sono emerse nella storia, emergono oggi ed emergeranno. Sin dal primo approccio progettuale, gli elevati e specifici obiettivi del programma e la qualità dei servizi che volevano essere erogati alla persona hanno suggerito quasi in maniera irrinunciabile un approccio diverso alla progettazione impiantistica, che non poteva essere quella tradizionale che siamo abituati ad avere e vedere, di mero utilizzo e gestione degli ambienti, ma come delle vere e proprie strutture portanti della realizzazione, sulle quali basare l'erogazione dei servizi. E quindi si è ricorso fin dall'inizio a un'impostazione progettuale tipica della building automation, dove sistemi impiantistici normalmente separati tra di loro vengono visti come un unico sistema interagente: impianti elettrici, elettronici, di gestione della climatizzazione, dell'illuminazione, di sicurezza, gestione, controllo, integrati tra di loro a formare un sistema di comunicazione. Si è utilizzato il protocollo standard internazionale KNX come scelta oculata, orientata al futuro, perché trattasi di un protocollo di comunicazione aperto cui aderiscono a livello mondiale migliaia di aziende con il proprio know-how, con le proprie capacità di ricerca e sviluppo, e che quindi permettono ovviamente di garantire al sistema impiantistico una flessibilità enorme e una continua evoluzione. Gli edifici sono tra l'altro poi interconnessi tra di loro su infrastruttura multiservizio, su fibra ottica. Questo permette di far interagire le unità abitative, ad esempio con il polo sanitario riabilitativo, utilizzando il terminale video, la televisione come un elemento di comunicazione, o ad esempio connettendo un apparecchio elettromedicale in ogni unità abitativa, permettendone la telegestione, la telelettura dal polo sanitario riabilitativo. La cosa su cui vorrei porre l'attenzione è che non si è voluto massimizzare il concetto di tecnologia, nel senso che l'obiettivo principale è l'erogazione di servizi alla persona. All'interno degli ambienti abitativi le persone
non si renderanno conto di essere in una struttura ad alto contenuto tecnologico, perché faranno azioni abitudinarie, accensione e spegnimento di luci e quant'altro. Questo perché l'utilizzo deve essere intuitivo e semplice, ma si renderanno conto di essere all'interno di un sistema interagente, di un sistema di comunicazione che permette ovviamente di aumentare il comfort, l'efficienza energetica e la capacità di poter gestire la propria vita quotidiana. Ad esempio, come dotazione delle abitazioni, possono essere dotate di tablet dai quali poter comandare l'illuminazione, la climatizzazione, la sicurezza e il controllo. E questo, se pensiamo alle categorie di persone alle quali il progetto si rivolge, rappresenta un valore aggiunto importante. In questo progetto l'università avrà un ruolo principale basato sull'alimentazione. Noi sappiamo come l'alimentazione sia una variabile fondamentale per la salute dell'uomo, no? E in qualche modo regoli la nostra longevità e la capacità di poter resistere in qualche modo alle patologie degenerative, all'obesità, eccetera. Ma in quest'ottica noi vogliamo andare a studiare anche un altro aspetto, che è quello legato alla salute del pianeta, per cui l'alimento come variabile centrale per la salute dell'uomo e la salute del pianeta. L'andremo a studiare a vari livelli, attraverso chiaramente una valorizzazione del sistema agroalimentare teramano, ma soprattutto abruzzese, che è assolutamente importantissimo e quindi passa attraverso una valorizzazione anche della biodiversità agroalimentare, una comprensione della funzionalità di questi alimenti e tutto questo in un modo che sia scientifico, ma i cui risultati siano poi fruibili dalla popolazione, quindi comprensibili e tradotti in un linguaggio che sia poi pratico e quindi, come dicevo, fruibile dall'uomo della strada. Il progetto degli spazi esterni e del verde prevederà degli interventi importanti, commisurati all'importanza dell'intervento sia in termini spaziali che sociali, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di questo grande intervento, ma anche e soprattutto opere di forte carattere ambientale per la valorizzazione dell'area e della sua anche vivibilità da parte degli utenti. Questo verde non è concepito solo come il soddisfacimento di determinati standard, ma come con la volontà di implementare quello che è il programma ambizioso di tutta la costruzione e favorendo il rapporto positivo con la città, sia per il suo aspetto dalla città che per quello che dall'interno di questo borgo si può fruire del panorama meraviglioso. L'Università di Teramo ha avviato fin dal 2006 una serie di urbanistica condivisa, attuando dei programmi integrati di intervento sul tema sia del social housing che del miglioramento del tessuto connettivo urbanistico della città, con degli interventi appunto iniziativa pubblico-privata. Poi tutto l'iter di approvazione, diciamo, si è svolto con una serie di autorizzazioni anche, diciamo, comunali, suburbanistiche, di altra natura, fino al 2013, anno in cui l'università ha ceduto tutta la titolarità alla parte privata, che si è concretizzata oggi con la fabbrica del benessere. Box.